Come avete potuto vedere dal titolo di quest'oggi, il Vangelo di Cristo, un messaggio potente. Io veramente ringrazio Dio immensamente per avermi dato la gioia, la possibilità di andare in varie parti del mondo per poter parlare di Cristo, per poter portare questo messaggio potente a tante anime. Ma una cosa mi è rimasta impressa di tutti i posti che io ho visitato, come la Cambogia, l'Honduras, il Madagascar, l'Albania, che quando andavamo nelle varie comunità per lodare il Signore insieme a questi fratelli, nonostante ci fosse la fame, nonostante avessero tanti, ma tanti problemi, erano gioiosi. Perché nei loro cuori c'era questa potenza. Ieri abbiamo parlato dell'amore di Dio, ma l'amore di Dio è potenza, perché cambia i nostri cuori. Ed è bello vedere un messaggio potente. Noi abbiamo un messaggio potente. Io dico sempre, mi piace Stefano, vorrei averlo nella mia comunità, per come riesce a parlare di Cristo, per come si vede, fa vedere lo Spirito Santo che agisce nel suo modo di parlare, nel suo modo di essere. Nella parola di Dio l'Apostolo Paolo usa quattro metafore che a me piacciono tantissimo, nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 2, e non leggeremo perché altrimenti ci dilunghiamo parecchio. Però voglio soltanto leggere dove ci sono queste quattro metafore. La prima metafora, capitolo 2, versetto 14, dice: voi siete un profumo di Dio che dobbiamo, cioè noi dobbiamo profumare di Cristo, no? Perché questo messaggio potente deve profumare, e il nostro Signore agisce attraverso noi, e più profumiamo, più la gente si avvicina a noi. Poi dice: voi siete, al versetto capitolo 3, versetto 2, dice: voi siete una lettera. La gente legge la nostra vita, la gente si innamora proprio leggendo nella nostra vita, perciò è importante quello che noi oggi stiamo scrivendo. Poi dice: voi siete uno specchio, al capitolo 3 del versetto 18, perché noi dobbiamo riflettere Cristo nella nostra vita. E poi in conclusione dice che noi siamo dedati, al capitolo 4, ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra o di argilla, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non nostra. Infatti una volta diceva Vittorio: tu puoi avere 10.000 lauree in teologia, in filosofia, in tutto quello che vuoi, ma ricordati che resti sempre un vaso di terra. Noi siamo dei vasi di terra, ma dentro questo vaso di terra, dentro questo vaso d'argilla, il Signore ha messo una grande e meravigliosa potenza. Perciò dobbiamo essere orgogliosi, gioiosi, fratelli. Non posso accettare un fratello che è triste, sempre con una faccia da musone. Noi dobbiamo far vedere alla gente la grande speranza, la grande potenza che il nostro Signore ha messo nei nostri cuori. Noi abbiamo una speranza, ed è questa speranza, è certezza, è Cristo che ci ha messo questa speranza dentro i nostri cuori. La gente si innamorerà, non perché soltanto legge, ma vedendo la nostra vita cambiata. Soltanto così la gente si può innamorare. E mi piace questa espressione, quest'altra immagine, no? Di questo indemoniato che il suo nome era Legione, che addirittura era completamente impossessato dai demoni, ma che Gesù lo libera da questi demoni e che lo trasforma in un araldo della parola di Dio. Un ex indemoniato pieno di demoni, Dio lo trasforma. Il messaggio di Gesù Cristo lo trasforma. E poi dice questo indemoniato: Signore, permettimi di venire con te. E cosa dice Gesù? Va e parla del decalogo, va e parla dei 10 comandamenti, va e parla di tutte le differenze di questo mondo, della religione, quello che si fa. Dice questo il nostro Signore: torna a casa tua, dice, e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. E credo che ognuno di noi ha una grande storia dentro la propria vita. Tutti quanti noi abbiamo una grande storia da raccontare. La mia storia è diversa da quella di Roberto e così via. Ma tutti quanti noi abbiamo una bellissima storia che il mondo vuole ascoltare. Quello che Gesù Cristo continua a fare nella nostra vita. Io sono arrivato a Cristo attraverso una persona che non è cristiana. Vedete la potenza di Dio. Io sono cristiano grazie a mio padre che non è cristiano. Perché mio padre mi ha parlato del Vangelo, ma lui non è cristiano. Lui è stato usato come un serbatoio della parola di Dio. Però la parola di Dio è potente.
è potenza da te. Perciò noi dobbiamo andare in giro a raccontare questa meravigliosa storia che noi abbiamo, e noi facciamo parte di questa meravigliosa storia. Noi siamo entrati nella storia, nel momento in cui siamo entrati nelle acque battesimali, nella storia di Cristo, nella storia divina che non verrà mai cancellata, fratelli. E nostro Signore questo invito lo fa a tutte le anime di questo mondo. Uomini che hanno saputo raccontarci la storia di Cristo. Beh, quello che sto per farvi vedere, secondo me, vi è molto caro. Conoscete tutti questo, no? Carlo Moore. Quando Carlo Moore se n'è andato al padre, si è scatenato una marea di email, no? Per dire che abbiamo perso veramente un grande soldato di nostro Signore Gesù Cristo. Lui ha saputo raccontarci la storia di Cristo. Con che cosa? Guardate, nonostante era così malato, ma aveva sempre il senso, il buon animo, il sorriso tra le labbra, la passione, non l'ha mai persa per Cristo, mai. Era sempre lì a scherzare, era sempre lì sorridente, perché Cristo gli aveva messo una speranza. E ha saputo predicarci Cristo. E abbiamo perso veramente un grande soldato. Perciò tutti possiamo essere come Carlo, tutti possiamo raccontare la grande storia che nostro Signore Gesù Cristo ci ha donato. Infatti, come dice l'Apostolo Paolo, per me infatti il vivere è Cristo. Per me il vivere è Cristo, deve essere per tutti quanti questo vivere. Quando si predica Cristo c'è sempre un risultato, o positivo o negativo. Vi ricordate queste parole del re Agrippa, no? Paolo che predica l'Evangelo, allora Agrippa disse a Paolo: ancora per un po' e mi persuadi a diventare cristiano, perché la potenza dell'Evangelo era entrata nel re Agrippa, che poi era preso per altre cose, non accetta l'Evangelo, però aveva toccato il suo cuore. Un po' anche quando l'Apostolo Paolo si trova nell'Areopago con questi filosofi. Non è che Paolo si spaventa, perché non si spaventa? Eppure era circondato da filosofi, perché dentro di sé aveva la potenza del messaggio di Dio, aveva questo messaggio potente. E che cosa? La conclusione della predicazione di Paolo qual è stata? Che alcuni si beffarono, lo chiamarono cianciatore, che nomi da ci porti, si beffarono. Altri gli dissero che ascolteremo un'altra volta, ma altri si unirono a lui. Allora, quando c'è la predicazione, c'è sempre una risposta. Io per anni un po' mi sono scoraggiato, perché quando si andava di porta in porta vedevo sempre scarsi risultati. Ho detto, ma è possibile che nessuno è interessato all'Evangelo? Ma io poi mi sono detto una cosa: l'amore di Dio sta nell'avvisare le persone. Il Signore mi sta mandando ad avvisare le persone, a dire: guardate, c'è una speranza noi uomini peccatori, e questa speranza si chiama Cristo, affinché questa gente, queste anime, quando un giorno compariranno di fronte al tribunale di Cristo, non abbiano a dire: ma io non sapevo niente. Il Signore ci ha avvisati, il Signore continua ad avvisarci continuamente, e noi dobbiamo portare questo messaggio potente, dobbiamo raccontare la storia di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti, poi ognuno di noi ha la nostra storia. Ognuno di noi si è trovato sulla via di Damasco quando ha incontrato Gesù Cristo. Ognuno di noi ha una via di Damasco differente l'uno dall'altro. Però abbiamo una cosa in comune, l'incontro con Cristo. Ed è stato qualcosa di eccezionale per tutti quanti noi, no? Quando veramente senti questo fuoco dentro che non puoi contenere, è impossibile poter contenere Cristo. È qualcosa che deve esplodere, devi far conoscere a tutti. A volte mi meraviglia, molte persone che non hanno Cristo, ma che hanno, per esempio, come Dio, una squadra di calcio, ma riescono a parlare con una passione immensa della propria squadra di calcio. Cosa che a volte non facciamo noi. Abbiamo paura. Diceva l'Apostolo Paolo: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza per chi crede. È potenza, fratelli. Noi abbiamo una potenza dentro. Dobbiamo soltanto farla conoscere alla gente. Questo è il mio battesimo, nel 1992.
quando io decisi di piegare le mie ginocchia davanti al nostro Signore Gesù Cristo, quando io fui compunto nel mio cuore, ed è stato il giorno più bello della mia vita, non ho mai rimpianto, mai, mai, è stato il giorno più bello e continuo sempre a predicarlo, perché il messaggio ha toccato, il messaggio di Cristo, quando io mi sono innamorato di Cristo, ho voluto subito abbracciarlo ed è stato il giorno più bello della mia vita. Noi abbiamo una grande storia da raccontare ed è questa: la vita di nostro Signore Gesù Cristo, la morte, perché attraverso questa morte oggi noi possiamo chiamare o alzare gli occhi al cielo, possiamo chiamare Dio nostro Padre, e la risurrezione, la grande speranza. Possiamo predicare la salvezza, l'amore e la speranza, vedete. Perciò abbiamo una grande storia, però noi rendiamo questa storia troppo piccola, invece è una grande storia che può salvare l'umanità. E mi piacciono queste parole dell'Apostolo Paolo, della sua conversione. E dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. E poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. E guardate cosa dice la Scrittura. E subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il figlio di Dio. Questa è stata la predicazione, vedete? Proclamando che è Gesù, è il figlio di Dio. E subito si mise a predicare. Ma c'è questa urgenza dentro le nostre chiese? Stiamo noi facendo quello che ha fatto l'Apostolo Paolo? E diciamo, la sua vita che è stata trasformata da colui che perseguitava i cristiani è diventata ad essere perseguitato per amore di Cristo. E subito, perché aveva un fuoco dentro che doveva far conoscere alle persone, a tante anime, e fa conoscere. Subito si mise a predicare, entrando nelle sinagoghe e predicando, proclamando ai quattro venti che egli era il figlio di Dio. Che bellezza! E questo dovremmo farlo pure noi. Un messaggio potente affidato a un indemoniato dal nome del Giove. Un messaggio potente affidato ad una donna samaritana, presunta anche donna. E sappiamo anche che i samaritani non avevano una buona relazione con i giudei, ma l'Evangelo viene affidato anche a lei dopo l'incontro con Gesù. Un messaggio potente affidato a Maria Maddalena, un'ex indemoniata. Un messaggio potente affidato ai suoi discepoli, che erano increduli. Se andiamo a leggere Marco, alla fine del Vangelo di Marco, dice che tutti erano increduli. Appena il Signore li sgrida per la loro incredulità, sapete cosa dice Gesù? Andate per tutto il mondo. Cioè, voi siete increduli, mettete in discussione tutto, però il nostro Signore affida a questi vasi di terra, a questi vasi d'argilla. Mette in questi vasi d'argilla, in questi vasi di terra, questa potenza. Sapete perché? Perché Lui crede in ognuno di noi. Crede in ognuno di noi, fratelli. Dio ha scelto le cose deboli nel mondo per svergognare le cose forti. Io non mi vergogno di dirvi che ho soltanto la terza media. Non ho avuto la possibilità economica di continuare a studiare. Io disse a mio padre: voglio continuare. Non c'è la possibilità, vai a lavorare. E mi sono sempre chiesto, sinceramente, ci sono tanti altri che hanno una laurea, hanno un diploma, sanno più di me, sanno parlare 100 volte più di me. Perché hai scelto me? Perché? E questo perché? Continuo a chiedermelo. Però leggendo questo, il Signore sceglie le cose deboli per svergognare le cose forti. Questo è il nostro problema, fratelli. Questa è una cornice. Il problema delle chiese, o il problema dei fratelli, è proprio questo. Perché noi concentriamo la nostra mente o il nostro tempo a guardare alla cornice. Diciamo: guarda, forse quella cornice potrebbe essere
po' più diversa, poteva avere un colore diverso, poteva essere meno spessa, più spessa. Allora passiamo tutto il nostro tempo a guardare la cornice, mentre il nostro sguardo non è sulle cose essenziali. Perdiamo proprio di vista il messaggio di Cristo. Spendiamo tanto tempo, come abbiamo detto ieri, a parlare, a unirci di cose futili, mentre perdiamo di vista il vero messaggio. Perché il vero messaggio è la vita di Cristo, è la morte e la sua resurrezione. Questo è il vero messaggio. Noi discutiamo e nel frattempo le anime muoiono senza aver conosciuto Gesù Cristo. Perché tante chiese progrediscono? Mentre se guardiamo in faccia la realtà della Chiesa di Cristo, purtroppo stiamo facendo sempre un passo più indietro. Dobbiamo cambiare, fratelli. L'Evangelo resta sempre quello, non voglio dire che dobbiamo cambiare l'Evangelo. L'Evangelo perde quello, perché se stiamo perdendo, non è perché l'Evangelo ha perso la sua potenza, ma perché noi non siamo capaci. Noi non siamo capaci. Ecco perché dobbiamo continuare a pregare affinché il Signore ci renda capaci di poter veramente far conoscere questa potenza. Cerchiamo di non guardare più alla cornice, alle cose che stanno intorno, alle cose marginali, ma cerchiamo di fissare il nostro sguardo sulla vita di Cristo, sulla morte e sulla risurrezione. Perché sono queste le cose che possono cambiare la vita. Soltanto queste tre cose possono cambiarci la vita. Facciamo innamorare le persone di Gesù. E le persone si possono innamorare di Gesù guardando la nostra vita. Conoscete quest'uomo, no? Ormai. Lui disse queste testuali parole. I cristiani hanno un ottimo libro, ma una pessima vita. Ci mette tristezza questo, veramente. Ci mette tristezza. Noi abbiamo un ottimo e potente libro, ma abbiamo anche, deve essere anche la nostra vita, una potente vita e una grande vita. Qualcuno vuole leggermi il primo versetto di Atti 29, cortesemente? Ina, quando lo trovi puoi leggere. Non c'è. Ma sapete come finisce Atti? Atti 28, 29 non esiste. Predicando il regno e insegnando le cose riguardanti le cose del Signore. Predicando e insegnando. Noi stiamo scrivendo Atti 29. Ogni volta che abbiamo fatto delle missioni con il gruppo CIA, ci siamo detti a Vittorio, abbiamo scritto un versetto di Atti 29, è vero. Perché, come abbiamo visto, noi siamo una lettera di Dio, no? Che questa lettera un giorno verrà letta. I nostri giovani, diciamo, la Chiesa del futuro leggerà quello che stiamo facendo quest'oggi. Perciò è importante quello che stiamo leggendo. E io adesso vorrei mettere due versetti a confronto. Stefano, vuoi leggermi Galati 5:15? Ti garantisco che c'è. E Vittorio quell'altro. Mettiamo questi due versetti a confronto. E guardate quali dei due versetti ci edifica. Prima Galati. Ma se dimorderete e di divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Vittorio? Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Qual è il versetto che vi ha indicato? Quello di Tessalonicesi. La vostra fede si è divulgata in tutto il mondo. Invece, Galati, state attenti che se vi mordete, è lo stesso verbo che viene usato quando Satana sta attorno a noi, che pronto ci vuole mordere. Sono due versetti a confronto, che si trovano entrambi nella parola di Dio. Ma noi, quale dei due versetti stiamo scrivendo? Quello di Galati non edifica nessuno. Logicamente è scritto affinché ci istruisca a non arrivare a tanto. Ma
quello che noi dobbiamo scrivere sono le cose belle, le cose positive, le cose che edificano, le cose che possono cambiare. Noi dobbiamo far vedere la potenza di Dio, fratelli, e noi dobbiamo scrivere questo. Così le chiese in tutta Roma, il Lazio e l'Italia intera avevano pace ed erano edificate. Sono queste le cose che dobbiamo scrivere. Guardate, la Chiesa è come la famiglia, è una vera famiglia. Io credo che tutti quanti noi soffriamo se non abbiamo un buon rapporto con nostra moglie, se non abbiamo un buon rapporto con i nostri figli, se c'è attrito nella famiglia carnale, non si vive bene, non si vive assolutamente bene. Io non riesco a portare il muso a mia moglie neppure per un minuto, perché so che sto male, non riesco ad andare a lavoro se ho avuto un problema con mia moglie, se prima non risolvo il problema, perché la mia mente deve stare in pace. E così all'interno della Chiesa ci deve essere pace. È bello, io cerco l'edificazione, ma non posso cercare l'edificazione personale. Per poter essere edificato io, devo lavorare per la Chiesa, devo cercare che la Chiesa sia edificata, e la mia edificazione è una conseguenza dell'edificazione della Chiesa. Ecco perché è importante, fratelli, quello che stiamo scrivendo. In base alla nostra testimonianza, Dio può essere o glorificato, Matteo 5,16, no? In base alle vostre opere, quando gli uomini guarderanno le vostre opere buone, daranno gloria a Dio. E perciò in base alla nostra vita, Dio può essere glorificato, oppure bestemmiato, se c'è dentro la nostra vita ipocrisia. Perciò guardate quanto è importante la vita che noi conduciamo. Può essere Dio glorificato o bestemmiato. Siamo alla fine. Perché oggi la gente non ha interesse? Dobbiamo chiedercelo. Una buona percentuale perché non ha interesse, è vero, perché sono attratti dal mondo, eccetera, eccetera. Un'altra parte perché sono impediti dalla propria religione, ormai sono un po', come posso dire, indottrinati, non si chiedono più di tanto e restano lì nella propria religione, nel proprio nido. Ma c'è una percentuale, fratelli, che tocca a ognuno di noi. Sapete qual è? Sono impediti dalla nostra testimonianza, di come noi stiamo predicando l'Evangelo. Perciò sono tre cose importanti: non hanno interesse, perché sono impediti dalla propria religione, o perché sono impediti dalla nostra testimonianza. Allora chiediamoci che Dio stiamo presentando alle persone, alle anime, a tutte le persone che noi conosciamo. Un Dio che solo condanna? Un Dio così? Io mi auguro di no. Perché io non vorrei avere un Dio così. Non vorrei averlo. Io Dio lo immagino completamente diverso. Sapete, c'è Giobbe, ho portato per ben due volte lo studio di Giobbe, e mi affascina una preghiera di Giobbe. Ad un certo punto Giobbe, in una sua preghiera, dipinge Dio come un mostro e dice: tu mi hai fatto questo, tu mi hai fatto questo, tu mi hai fatto quest'altro, tu mi hai messo come bersaglio per i miei nemici, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine sapete cosa dice? Signore mio, questa è la mia preghiera, che è pura davanti a te. Questa è la mia preghiera, che è pura davanti a te. Noi dobbiamo avere un vero e proprio dialogo con Dio. Infatti la scrittura Abba Padre, sapete che significa? Qualcuno dice padre, ma è proprio il papo. La parola babbo è proprio una parola confidenziale. Io credo che il mondo ha bisogno di un Dio così, di misericordia e di amore, e aggiungo anche di verità. Di verità. Un Dio che guarda il tuo pentimento. Se noi andiamo a guardare due uomini, Saul, un re perché aveva ubbidito a Dio al 50%, perché Dio gli dice a Saulo: va, ammazza tutti gli amalechiti. E Saulo cosa fa? Ubbidisce a Dio al 50%, non ammazza il re e si prende i migliori animali. E Dio punisce il suo orgoglio perché non si vuole pentire. Mentre Davide si macchia le mani di omicidio, di adulterio, eppure di lui viene detto che aveva il cuore di Dio. Ma in Davide c'è stato un vero e proprio ravvedimento, un vero e proprio pentimento. Giobbe
proprio quello che abbiamo visto, no? Dice alla fine del capitolo 42, l'Eterno disse a Elifaz e Teman, e qui guardate quanto è importante la nostra testimonianza e come stiamo predicando Cristo. La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici. Qui Dio sta riprendendo Elifaz e i suoi due amici. Eppure questi tre amici erano andati a Giobbe per cercarlo di portarlo sulla retta via. E loro parlano di Dio continuamente, parlano di Dio. Eppure la ira di Dio si accese contro questi tre amici. E guardate cosa dice Dio. Perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe? Eppure Giobbe aveva dipinto Dio come un mostro. Mentre i tre amici parlano di Dio, ma non parlano saggiamente. Loro si sentivano giusti e Giobbe lo inquadravano, lo avevano incorniciato in un peccato. Perciò guardate, questo quello che dice Dio a questi tre amici lo dice anche a noi, perché non avete parlato di me rettamente. È importante, fratelli, il messaggio che noi stiamo divulgando alle anime. Cerchiamo di far innamorare la persona di Gesù. Maledetto chi fa smarrire il cielo dal suo cammino. Maledetto. Quello che ho capito, che abbiamo un grande Dio, fratelli, che abbiamo un grande Redentore, che abbiamo un grande insegnante e che abbiamo una grande storia da raccontare. L'Eterno dice, mettetevi a lavoro perché io sono con voi. Amen. Amen.